5 key points sulla mastopessi o lifting del seno. Punto numero 1, di che cosa si tratta? Beh, già la parola lifting del seno dovrebbe farci capire. È una procedura chirurgica atta fondamentalmente a compattare, a tirare verso l'alto il seno che magari dopo un dimagrimento, dopo diverse gravidanze, è fondamentalmente andato incontro a un fenomeno di ptosi e svuotamento, quindi è sceso e si è svuotato. Punto numero 2, che tipo di cicatrici sono necessarie in una mastopessi? Essenzialmente possiamo avere la cosiddetta tecnica round block, dove la cicatrice è confinata attorno all'areola, poi abbiamo la cosiddetta mastopessi verticale, quando oltre alla cicatrice attorno all'areola abbiamo una cicatrice che va dall'areola stessa lungo il suo, verso il succo sottomammario, e poi abbiamo l'ultima tecnica, quella diciamo un po' più importante da un punto di vista cicatriziale, che è quella ad ancora o a tiro vesciata, dove appunto oltre alla cicatrice attorno all'areola, alla cicatrice dall'areola va lungo il solco sottomammario, e abbiamo un'altra che decorre appunto lungo il solco sottomammario. Punto numero 3, ahimè, non può essere il paziente a scegliere il tipo di cicatrice da fare, perché tutti voi desiderate sempre al massimo avere quella attorno all'areola, ma una cicatrice sbagliata, ovvero se utilizziamo una tecnica chirurgica sbagliata per ridurre l'entità delle cicatrici, nella stragrande maggioranza dei casi, per non dire sempre, abbiamo un pessimo risultato chirurgico. Punto numero 4, è abbastanza frequente l'associazione dell'inserimento di una protesi in corso di una mastopessi, perché magari abbiamo un seno molto voluminoso sceso verso il basso, ricompattandolo inevitabilmente perde qualche taglia, e quindi in questo caso possiamo aiutarci introducendo una protesi contestualmente all'intervento, o magari anche in un secondo tempo chirurgico dopo aver visto quello che è l'outcome, il risultato raggiunto con il semplice intervento di mastopessi. E c'è anche da ricordare che fondamentalmente nelle mastopessi, dopo una prima fase dove abbiamo spiccato gonfiore nel polo superiore della mammella, tendenzialmente quest'area tende a ridurre molto il proprio volume, quindi sicuramente l'inserimento di una protesi può aiutare tanto per un armonico risultato definitivo. Punto numero 5, che tipo di anestesia si può eseguire? Beh, personalmente preferisco sempre eseguire un'anestesia generale, perché le mastopessi, tranne le round block, sono piuttosto lunghe come interventi. Parliamo di un'ora e tre quarti, due ore, dove sì, teoricamente è possibile eseguirle in sedazione, ma io personalmente preferisco eseguire in sedazione interventi più brevi, di un'ora al massimo, una mastoplastica additiva, e poter garantire tutti i tempi necessari, o meglio, quello che poi rimane al paziente al termine di interventi mastopessi, oltre alla bella forma della mammella, sarà la qualità delle cicatrici. Per avere delle buone cicatrici bisogna essere molto attenti in quella che è la fase di sutura e non suturare in maniera rapida per ridurre i tempi chirurgici. Proprio per questo io preferisco in questi casi operare con tutta la calma del mondo e posizionare al meglio i punti di sutura per garantire, per quanto è possibile, delle cicatrici perfette. Alla prossima!